Sei sicuro che ti daranno la pensione? Sei sicuro che non sei stufo di mangiare sempre pasta alla pomarola? E soprattutto, sei sicuro che ci vuole un leasing per andare a cena fuori? Se la risposta è no, benvenuto al Sushi Kitchen! Eccoti qua. Hai sempre pensato che la cucina giapponese fosse solo sushi? Ti sbagli. Benvenuto alla Suicide Cena Giapponese! La ricetta di oggi si chiama Katsudon! Vediamo gli ingredienti. Un po' di riso, non comprate i basmati, ci vuole quello proprio in Roma, quello grosso, grasso all'italiano, ok? Lo lavate bene e poi lo mettete o a cuocere al vapore, o se avete la vaporiera, costa 10 euro, che si fa fare il riso, vi comprate la macchina per il riso, va bene? E lo fate cuocere al vapore e lo fate nel bello caldino. Un po' di sale, svariata salsa di soia, un po' di salsa Worcestershire, olio per friggere, vaffanculo. Poi, per 10 persone, 14 uova, ok? Cipolla bianca, prezzemolo. Allora, questo è pane, ok, del toast, tostato e poi grattugiato in forno. Serve apposta perché gli dà quella croccantezza alla braciola di maiale fritta che non ha domani. Ok. Uova, farina. Ok, e le braciole di maiale non arrivano. Ok. Poi andate dal macellaio, vi fate fare, costa 6 euro il chilo. Prendete un arista, ve la fate affettare, un chilo d'arista. E ultimo, ma non per importanza, marsala. Cioè ci vorrebbe tutte delle cose strane, giapponesi, ma non ce ne conto nulla. Va benissimo il marsala che gli dà quel sapore di esotico. Adesso prepariamo le bistecche di maiale da friggere, ok? Prendiamo l'arista, tagliata a un centimetro. Picchiettate un po'. Ok, sale. Pepe. Poi prendete le uova. Un pochino d'acqua. Poi prendete la farina. Non è che la dovete mettere prima nell'uovo e poi la farina, dovete mettere prima nella farina e poi nell'uovo. Se volete essere ancora più truci, le prendete alte 2 cm, le aprite a mezzo e ci mettete dentro una fetta di mortadella e una fetta di sottiletta, viene ancora più. Che ve lo dia fa. Vedi? Questo non è il solito pan grattato, è pane tostato, ok? Mettete a friggere l'olio, basta un litro, tanto sono fini così.
La carne, se la fate fine, basta veramente piatto. 2 minuti per cuocere. Un po' piatto. Adesso le tagliate a striscioline, ok? Vai. Adesso facciamo il primo round di cottura per 5 persone. Mettete un po' d'acqua, un po' di salsa Worcester. Salsa di soia. Allora, la salsa di soia è fondamentale perché poi andiamo a mettere lo zucchero, se no diventa troppo dolce, invece questa vi dà il salato. Aggiungete il marsala, se avete il sakè, metteteci il sakè, ma costa un monte di soldi. Il marsala è più buono. Dopodiché mettete le cipolle a caramellare. Vai, un cucchiaio a persona di zucchero. Ok, se le assaggiate non sono abbastanza, un po' dolcine devono essere, cioè non troppo salate, un po' dolcine devono essere, se non sono aggiungete un po' di zucchero. Ok, prendete la carne fritta già tagliata, quando c'ha ancora un po' di brodino ce la volgate dentro. Fate assorbire 1 minuto e poi ci mettete l'uovo. Prendete l'uovo e schiaffatecelo dentro. Ok, l'aspetto è vomitevole, sono d'accordo, ma il sapore è incredibile, incredibile. Aggiungete anche il prezzemolo. Il riso a vapore l'avete già messo in una scodella abbondante, almeno 1,5 etti a testa, 2 etti a testa.
Poi non è che lo dovete mischiare tipo risotto all'italiana, lo dovete mangiare con un po' di riso, un po' di condimento, come fosse il pane. Così. Com'è? È buonissimo! Panza!